Oh. Ciao ragazzi. Ciao. Salve. E buonasera. O buon pomeriggio. Siamo arrivati al ventiduesimo episodio. E come sempre ringrazio Fabio Ciucci per darmi questa possibilità di fare eh, questo stream eh, sul suo libro. Che in questo momento siamo arrivati in capitolo numero 7 eh, credo che la terza settimana che parliamo di sprite come ben sapete eh, questi stream eh, li faccio perché vorrei eh, aiutare quelli che vogliono eh, imparare a come programmare l'amica ok eh, vorrei ehm, cominciare dal libro siamo arrivati ehm, al allora, a sprite multiplexing ok eh, abbiamo fatto questo la scorsa settimana però siamo arrivati a una, una parte ricordate che vi ho detto che lo stesso lo stesso lo stesso sprite può essere ho usato molte volte, ehm, basta che sia eh, la, il secondo sprite, dovrà essere più basso o valo valore più grande nel y, nell'assi y di quello che, che eh, prima di lui aveva. Ok? Perciò eh, avete visto questo diagram che ci sono. Ehm, i nostri sprite, più di uno, ci sono tre qua. Ok, questo l'inizio. Poi abbiamo il secondo, e sempre invece di fare 00, quando lo sprite finisce, facciamo il, il nostro, i nostri quattro byte che sono per il VSTAR, VSTOP, VSTART, scusate, H start e VSTOP, e continuiamo così. Siamo arrivati alle, alla, alla cosa. Come fare? Eh, vi, ho, vi ho già mostrato come fare più di uno sprite sullo schermo. Eh, credo che avete visto eh, 16, per, però adesso vediamo più di 16. Eh, come vedete, se vedete lo schermo dell'amiga, sta già indicando che ci saranno. Ci sono tanti sprite, tutte quelle stelle sono sprite, eh, sono eh, sprite che stanno, eh, sono sullo schermo e tu sono tutti formati da un solo, sp da un solo sprite. Eh, sembra che ci sono tanti sprite, però è un solo sprite. Eh, perciò passiamo al primo esempio, il set T1. Eh, cominciamo con eh, eh, quello che volevo, eh, andiamo sulla e vediamo il primo esempio, ok? Ecco eh, quello che abbiamo, allora abbiamo uno schermo con eh, quelli che si chiamavano stelle, o li, chiam li chiamavamo stelle, ok? Tutti vanno alla stessa velocità, ok? In questo momento, eh, però tutti sono formati dallo stesso sprite. Allora, questo è l'esempio che Fabio ci ha, ha dato. Adesso andiamo sul sorgente, eh, perciò passiamo sul libro, ok? Ecco, siamo arrivati qua. Questo è l'esempio, e come vedete, è lezione 7T eh, e si tratta di stelle. Okay? Per adesso eh, ci sono tre esempi di come avere le stelle sull'Amiga: eh, tre esempi che uno è più avanzato dell'altro. Come avete visto in questo momento, le stelle sono formate da un solo sprite, però tutti sono. Uh, stanno andando alla stessa velocità e tutti stanno andando in: uh, come dire, uh, in sequence, no? Alla stessa sequenza. Allora, quello che non sapete, questo esempio c'ha un solo sprite e si è, è formato da 127 sprites Sì, ci sono 127 sprites sullo schermo eh, se non mi credete potete contarli <ride> come sempre salto la prima parte perché l'abbiamo discussa molte volte ok è l'inizio come iniz inizia eh, inizializzare l'amiga eh, prima di passare alla nostra routine che sarebbe questa qua ok questa è la routine che noi usiamo eh, per avere queste eh, stelle allora prima di eh, spiegare la routine ok vorrei ehm, ehm, allora questa è la data che c'è per avere ehm, 127 sprite ok allora questo è la, questo dove c'è il mio mouse, no? il, tri, il 307A, ok? E la prima byte è il vstart, poi la 7A è l'hstart, ok? Poi il 31 è la nostra um, vstop, ok? Se capite, se avete intuito... eh c'è solo una differenza di 1 fra il 30 qua e il 31 qua perché la nostra sprite è solo un pixel ok questa è la nostra stella con eh, il come dire il che è bianca con il, il il mille no però per dire la verità è due eh, ci sono il, il primo word e il secondo word e poi allora, questo è il nostro. Il, questi. i il primi quattro word sono il nostro eh, primo sprite, no? Poi c'è il secondo sprite. Come vedete, è una linea sotto questa. Allora, qua c'è il 31, ok? Questo è il 32, ok? E finisce alla linea 33, ok? E continua così, e fino a. qua sotto, ok? Fino al 00. Ci abbiamo 127 sprite di, ehm, eh, di stelle, no? Diciamo così. Così eh, capite eh, come è, eh, com è fatta la data prima di tutto, ok? Allora, il, il bello della, del, del, del nostro... Della nostra routine è qua. Ok, questa qua allora, questa qua muove le nostre eh, le nostre sprite. Ok, c'è un trucco qua. Ok, se ricordate, se non usiamo il byte speciale, ok, allora gli sprite nell'amiga. Eh, eh, Vanno a destra o a, o a sinistra a uh, ogni due pixel invece di uno. Okay? Perciò i nostri sprite stavano scorrendo sul, 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 nostro, sul nostro schermo ogni due pixel, non ognuno. Okay? Perché Fabio ha fatto così? Perché non è importante se lo facciamo a un pixel o a ogni due pixel in questo momento, l'importante è che capite come usare gli sprite eh, e avere tanti sprite sullo schermo. Eh. E poi un'altra cosa, usando sprite come, eh, come per le stelle, non consuma risorse dalla macchina, per dire la verità, non ci vuole tanto per il copper. Per soltanto spostarli per, per dipingerli, non come il Commodore 64. Eh, L'amica li fa con il copper, no? Perciò il copper è, è abbastanza veloce, che è niente, no? Per fare 127 sprite sullo schermo. Ok, allora il. Quando noi stiamo aggiungendo At quick, ok. Quando stiamo aggi aggiungendo at quick, ok. Qua c'è uno, però in realtà le, il pixel sta muovendo. Eh, scusate, lo, la stella sta muovendo ogni due pixel, non un pixel. Perché non, non stiamo usando il byte speciale dello sprite, ok. Eh, perciò eh, non so, eh, qua. Allora, leggiamo dov'è lo sprite, la tabella, dove dov'è, dov no, la posizione, dov'è, ok? Che è sprite. È... Non l'ho marcato. Ecco. Leggiamo l'inizio della, eh, della tabella, ok? Poi, eh, vediamo se siamo... Eh... Se siamo arrivati al bordo uh, al bordo, no? al bordo del, dello schermo, che in questo, in questo caso è il bordo destro dello schermo, ok? Perciò abbiamo questo FO. Se no, ok. Eh, allora aggiungiamo uno e facciamo il prossimo eh, sprite, ok? Se siamo arrivati al bordo, cominciamo da zero, no? Eh, no? Infatti non è zero, cominciamo da 30, ok? Perché ricordate che c'è eh, lo sprite può essere nascosto prima eh, nel bordo, no? Perciò cominciamo da 30 in questo caso. E tutto qua la routine non, non è complessa la routine per dire la verità. Eh, eh, lui no, qua non sta usando eh, il la sua routine il eh, universal sprite routine ok perciò eh, non l'ha usata perché il codice è più semplice così anche per spiegare credo che usare la sua eh, universal routine però possiamo usare anche quella lì se vogliamo soltanto che ci mette di più l'amiga a processarla però eh, con questa è più veloce allora qua lo, lo l'ha già spiegata, eh, ci sono due sprite, ogni due line ogni linea ci sono due sprite, due stelle, basicamente. Allora, lui, eh, lui sta dicendo, eh, la, la spiegazione, quello che ha spiegato qua, ok, del, di un sprite com'è, eh, sta dicendo che c'è vstart, eh, hstart, vstop è il nostro byte speciale, poi ci sono, scusate, ehm, vstart, vstop, hstart, il nostro byte speciale, poi la data per, per lo sprite. Eh, non credo che c'è... Eh, niente di più ho spiegato tutto ho detto quello lo so che, che vedete più parole qua però eh, quelle parole li ho già spiegati nel contesto che c'è eh, che c'è qua nel sorgente no eh, l'ho già spiegato perciò non è che vado a leggere tutto quello che c'è lì eh, perché l'ho spiegato ok eh, passiamo al secondo, eh, passiamo sull'amiga. Ok, e eh, facciamo vedere il prossimo esempio: aspettate, sì, è il 2 Allora. Adesso dovete notare qualcosa che è differente dalla prima per quelli che mi hanno eh, ascoltato. Qua ci abbiamo, mi dite, oh, lo stesso schermo, no? Eh, come quando lo, lo vedete. Però in realtà, ok, eh, il, il, gli sprite stanno muovendo a ogni pixel, non a ogni due pixel e vi faccio vedere questo è per quello che avevamo prima così vedete la differenza, ok? vedete che si muove più veloce ok? E ogni frame, ricordate che i giochi sono ogni frame, eh, quando pro programmate il vostro computer è sempre per frame eh, come il giochi, no? quando giocate il giochi, non so Grand Theft Auto, Duncan sono sempre a un, ehm, a un frame ogni 50 ehm, ogni secondo ci sono 50 frame, no? perciò l'amiga c'è lo stesso questo è ogni, ogni frame il pixel sta muovendo 2 invece di 1 eh, se leggete se vedete il secondo, vedrete che i pixel stanno muovendo a ogni frame, 50 frames al secondo, però sono più lenti perché non stanno, eh, non stanno andando a velocità eh, ogni due pixel, ma una eh, velocità eh, ogni pixel, no? Perciò... Eh, <coughs> Come vedete, ma non so sullo stream se si vede bene, ok? però se provate questo a caso con il vostro amico, lo schermo quando vedete il, le stelle che stanno eh, facendo lo scroll eh, verso destra, ok? è più. Eh, eh, come si dice? smooth. Eh, andiamo sul libro a vedere quello che lui. Ah, come... anzi, lasciamo questo che va. Andiamo sul libro, ok? Vi ricordo che ci sono eh, due libri, uno con eh, la teoria e uno con eh, tutti gli esempi, ok? Uno è di, 40, eh, scusate, di 400, eh, eh, 400, 400 pagine e l'altro è di 1862 pagine, ok? Perciò c'è un po' da leggere o, o da fare. Eh, però include anche la teoria, il, il libro grande. Eh, allora andiamo siamo arrivati qua e come lui dice eh, stelle lente lui sta usando no? però la verità non è che sono lente soltanto che stanno andando a ogni pixel invece a ogni due pixel no allora la routine il, tutto il codice è lo stesso come prima ok soltanto qua che è cambiato ok eh, quello che lui ha, ha fatto, eh, prima di tutto vorrei vedere se ci sono altre note. Vedete che è la stessa data eh, non ci sono eh, altre cose. Ok. Allora, la differenza, ok, è per avere gli sprite che stanno muovendo ogni pixel, ok, invece di ogni due pixel ok è qua ok con questa soluzione dell'amiga ok che non dell'amiga del, della CPU no che è del 68000 no che che fa decidere se siamo pari o dispari che vuol dire pari o dispari vi, vi, vi spiegherò eh, quello che vuol dire allora se noi abbiamo un numero binario no allora abbiamo i numeri sono se sono pari ok il, il numero eh, quelli che sono pari sono sempre con 0 no in binario no sono sempre 0 all'ultimo no e quelli quelli che sono dispari ok sono sempre con 1 uh, in bit 0 no eh, o oh, bit 1, bit 0, è meglio dire bit 0, ok? Eh, quelli che sono eh, pari, bit 0 c'ha cioè sempre 0, ok? Perciò lui sta settando la terza, la quarta byte, eh, eh, bit 0, no? Bit 0, ricordate che per avere eh, il... L'Amiga è l'opposto del Commodore 64 per lo sprite orizzontale. Nel Commodore 64, quando stai facendo scroll dello sprite uh, verso a destra, ok? Quando arriva a 255, cominci di nuovo a zero se non fai il bit, uh, se non aggiungi il high bit, no? L'Amiga... Per non avere sempre bisogno di fare il high bit, invece di muovere lo sprite ogni eh, eh, ogni, ogni, ogni pixel, lo fa ogni 2 pixels. Ok? Però, se vuoi ogni pixel, allora c'è un bit che devi attivare, dipende se il numero è pari o dispari. Ok? Perciò devi fare sempre questo check eh, quando è quando stai muovendo eh, lo sprite. <clears throat> allora, abbiamo la stessa cosa, leggiamo eh, lo sprite, stiamo verificando se siamo arrivati al bordo, se siamo arrivati al bordo allora settiamo 30, se non siamo arrivati, ok? Allora usiamo il bit change, ok? allora questo la devo mh, spiegare credo eh, non so se l'ho spiegata allora questa ok questa cambia lo stato di un bit ok qua stiamo cambiando eh, bit 0 ok eh, se è 1 lo cambiamo in 0 e se è 0 lo cambiamo in 1. Però prima facciamo il test, ok? È meglio che porto, credo, eh, il, per, per spiegare questa istruzione perché tutto, eh, tutta la cosa è qua. Allora, vado sul libro del 68000, ok? E facciamo trovare uh, bit change troviamo bit change ecco test bit and change ok Io lo faccio lo faccio più grande ok We... ok il zero flag è settato, dipende dal risultato. Però come eh, stavo spiegando, ok, bit change. Ok. Cambia il bit, Dipen dipende dallo stato che è. Però prima fa settare il zero flag, ok? Perciò se era zero, ok, allora il zero flag è settato. Ok. Eh, se cambia a 1 ok il zero flag non è settato ok però ricordate che il zero flag va settato prima di cambiare ok perciò se noi stiamo cambiando da 0 eh, a 1 ok lo zero flag è settato ok è settato poi il numero in bit 0 diventa 1, ok? Non so se mi capite però eh, questa, eh, come dire, istruzione del 68000 eh, non so se c'è un esempio al libro, infatti. Eh, vediamo. No, non c'è. No. Eh, però dovete capire che il test... Ok, per il 0 viene prima di cambiare il bit. Ok, questa è la cosa importante, ok? Non, non si cambia il bit e poi fare il test. Prima fa il test e poi cambia il bit. Questa è la cosa che dovete tenere in testa. O oh, in mente. Perciò, quando siamo qui, qua, ok? Quando facciamo il bit, eh, quando stiamo testando il bit 0, no? E quella difenda equal Dovete capire che è già uno Ok? Perciò se noi andiamo a pari Ok? Se noi andiamo qua Ok? Lui sta ehm, Come dire? Lui sta preparando Ok? Il bit eh, Il bit eh, il, il bit del eh, dallo sprite, di usare eh, non 8 bit ma, ma 9 bit, no? Perché con il, il bit che abbiamo nel, nel, nel lower, diciamo, il bit che abbiamo, sono 9 bit, no? In tutto, però l'upper bit sono in eh, H start, no? E c'è un bit solo che è nel special eh, byte, però sempre bit 0, no? Bit 0 è nello special byte, perciò... Perciò, eh, quella eh, lo usiamo quando eh, abbiamo bisogno di... siamo dispari invece eh, pari, no? Non so se mi sono spiegato bene qua, per dire la verità, eh, perché questa situazione lo dovete, magari dovevo eh, preparare come funziona esattamente per capirmi, però eh, se... Tenete in mente che è settata prima di cambiare, allora capite quello che lui sta facendo, perché il resto è lo stesso di quello che avevamo prima. Eh, non non c'è niente. Infatti, qua lui fa. aggiunge uno okay, allo sprite uh, position no? in orizzontale, e guardate che c'ha. Eh, eh, non è uno sbaglio che lui dice 2 pixel, no? Perché se è 1, ok? Adesso l'abbiamo cambiato 1, okay? Allora, eh, eh, ok? Allora dobbiamo spostare. Scusate, se è 0, ok? Allora dobbiamo spostare lo sprite di 2 pixel. Se non è 0, ok? Allora dobbiamo spostarlo solo di 1, ok? Questo è come funziona eh, le, come stanno funzionando le stelle eh, quando stanno andando a ogni pixel ok eh, spero che se guardate questo esempio è quello che avevamo prima vedete che non c'è differenza solo questa qua questa linea qua che abbiamo aggiunto ok che facciamo questo test qua il eh, let quick Uh, immediate one eh, era già lì. Non, non l'abbiamo fatta. Ok, non l'abbiamo eh, eh, aggiun aggiunta adesso. Era già lì. Infatti, lui, adesso andiamo sulle sue note. Magari c'è qualcosa che ho dimenticato di dire. Ok, qua lui fa spiegare. Ok, perciò non l'ho spiegata io. <ride> adesso mi ricordo. Eh, perché questa l'ho fatta tre settimane fa credo la documentazione qua eh, lui spiega come funziona il bitchange ok allora eh, lui spiega è questo che mi devo ricordarmi qualche volta dimentico, dimentico quello che per quale motivo le cose non li ho fatto non li ho non li ho detti perché so che lui li dirà eh, mi sono dimenticato che lui spiegherà questa cosa più tardi eh, che per me questo deve essere spiegata prima di avere questo esempio però l'ho spiegata eh, più tardi lui perciò un do questa è una cosa che si deve cambiare nel libro <coughs> Ok, allora spiego che cos'è bit change, ok? Bit change eh, fa testare. F7S. Eh, ehm, cambia il. cambia il zero flag, dipende da quel, dal, dal test, ok? Però poi cambia il valore del bit, ok? Perciò change, ok? Ehm. Se, allora credo che qua sotto c'è una spiegazione meglio. Infatti, l'ho fatta in rosso. Ok, come fa il, il bit test? Quindi l'istruzione BQ pari. Ok, allora bit change è come bit test. Però bit test ok, fa, fa il test. Però non cambia niente. Bit change fa il test e cambia. Quella è la differenza. Eh, fra bit test e bit change, ok? Prima di tutto, ok? Effettua il salto se il bit basso di eh, A start era 0 prima di eseguire il bit change, ok? Allora, allora, lui sta dicendo BEQ, ok? Va a pari, ok? E sta spiegando perché. Effettua il salto se il bit basso, ok? Il nostro bit 0, no? Di 8 start era a 0 ok. Se era 0 allora lo settiamo prima di eseguire il bit change. ok? L'istruzione seguente sposta di 2 pixel lo sprite se la posizione era dispari. Ok. At quick 1 sposta di 2 pixel lo sprite. Queste tre istruzioni risolvono il nostro problema eh, lui sta dicendo perché lui ha usato eh, bitchange però è molto semplice eh, se capite che come bit test ok bitchange è lo stesso bit test fa il test però non cambia niente bit change fa il test e cambia tutto qua Ok. Non credo che ho più no note su questa cosa qua. Infatti la cosa più eh, la cosa che è cambiata è il bit change. Non è che lui. Infatti lui sta dicendo questa istruzione funziona esattamente come il bit set o il bit clear, solo che mentre bit set pone sempre a 1 il bit e bit clear eh, lo pone sempre a 0 Ok Bit change Lo inverte Se è 0 Lo fa 1 E eh, se è 1 Lo fa 0 In questo caso Il bit In questione È Proprio Il bit basso Della Posizione della stella Inoltre Bit change Prima di invertire il bit Controlla se è A 0 Esattamente Ok Se è a 0 eh, Fa il, eh, Settare il zero flag Come vi ho, vi ho detto Perciò, eh, meno male che, che l'ha spiegata lui, perché stavo domandando a me stesso perché non l'ho non eh, spiegata io quando eh, magari dovevo, dovevo, dovevo spiegare l'istruzione prima eh, di venire qua. Domani proverò a fare così in inglese, proverò a, a, a spiegare l'istruzione prima di spiegare il sorgente eh, non c'è niente di spiegare eh, di più in questo sorgente passiamo al prossimo eh, sorgente sulla miga Ok? Allora, qua siamo arrivati a una cosa che siamo abituati a vedere. Ci sono um, tre tipi di sprite, per la realtà sono sempre gli stessi sprite che avevamo prima, però tutti vanno a velocità differente, ok? Ci sono quelli che vanno a 1, quelli che vanno a 2 e credo che ci sono quelli che vanno a 4. O non so se lui ha fatto... Io credo che lui ha fatto 6, 4, 2 perché è più semplice. <ride> Infatti quelli che sono più lenti stanno andando ogni 2 pixel, credo, che non ha ogni 1. Credo che sono 6, 4, 2. Anche perché non sono così eh, eh, mor morbide, eh, non sono così fluide come eh, quando andavano a ogni pixel quelli dietro no? quelli che si vedono che sono magari un po' dietro ok andiamo sul sorgente allora abbiamo la, le stesse stelle però hanno vanno più veloce eh, più veloce no e vedrete la nostra routine che è sempre la stessa ok però ci sono quelli che vanno allora come vedete questi vanno quando c'è add quick hash 2 si... significa che vanno a 4 pixel ok ok quando c'è hash 1 qua hash 1 ok Significa che vanno a ogni due pixel. Ok. E poi. Ehm, eh, credevo che lui c'ha uno sbaglio credo. Non l'ho visto nei commenti, credo che erano 6, eh, 4 e 2. Questo dovrebbe essere 6 e questo dovrebbe essere 2, credo. E eh... eh, infatti io ho una nota. Eh no, 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 mi sto sbagliando io stanno muovendo 4 2 e 1 questo è dove lo, lo sbaglio questo dovrebbe essere eh, no dovrebbe essere 2 però nella realtà sto sta muovendo 1 vi dico perché perché lui ha usato la routine di prima perciò dovrebbe essere bit change da qualche parte ecco qua ok Fin, fine, fino qua, ok. Fino qua, no, sì, c'ho ragione. Fino qua, fino qua. Lui eh, ha usato la stessa routine quella che avevamo prima. perciò lo sprite sta andando a eh, ogni eh, pixel, sta muovendo ogni pixel quella che è più lenta poi abbiamo quella che sta andando a ogni 2 pixel e poi quella che sta andando ehm, ogni ehm, ogni 4 pixel ok e quello che lui ha fatto ha ripetuto no se ve se vedete il codice è sempre E come posso marcarlo se vedete non mi lascia Sto provando a indicare una cosa a voi. Sì. Ok, dai. Ah. Allora, come vedete, qua c'è il compare. E vedete, qua c'è un altro compare, ok? Qua ci so, è una coppia uno dell'altro, no? Non è che ehm, per muovere gli sprite, eh, allora, qua è il. Il primo sprite qua sotto c'è cioè il secondo sprite che si muove dove c'è no border to no questo è il secondo e questo è il terzo dove si muove ok qua fa c'è cioè il compare ok è quello che per, per vedere se lo sprite è arrivato al bordo o no perciò io stavo usando il compare si è copiato il listato prima e eh, poi ehm, aggiunto il resto perciò eh, perciò da qua fino qua è sempre la stessa no compare come vedete compare fino qua il compare fino qua e c'è un altro compare qua sopra nell'altra pagina no comincia da qua il compare fino qua Ok perciò, ehm. e lui ehm, un'altra cosa che io ehm, mi, mi ehm, allora la prima routine muove il pixel, muove lo sprite ogni due pixel, la seconda parte, ok, muove lo sprite ogni uno pixel, stella lenta ogni pixel, infatti. Ok ecco e poi stella stella velocissima 4 pixel perciò sono qua ok ci sono tre parti ok eh, questo era il terzo esempio del gli sprite eh, delle stelle credo che non c'è infatti non ci sono eh, più ehm. Non ci sono più esempi, infatti, siamo. E come la scorsa settimana, se vi ricordo, io ho detto che lascio questi ultimi tre. Ok, oh, c'è cioè il quarto. Eh, lascio questi ultimi quattro eh, per questa settimana, perché sapevo che erano lunghi. Infatti, ho già messo un'ora soltanto a spiegare questi, questi eh, tre esempi. Eh, che in un certo modo sono, sono gli stessi, però ha introdotto altre cose nel, nel sorgente. Perciò, facciamo il quarto, andiamo sull'amiga. Ecco, questo è l'amiga per me. Perché quello che vedete eh, avete visto prima era come giocare però. Questo è quello che l'amiga è che può fare. Una cosa che non posso immaginare sul 64. Eh, potete notare, pot potete notare che. Eh, Che gli sprite hanno 16 colori tutti i quattro no? Tutti il, non i quattro, tutti quelli anche se sono di dimensioni differenti tu, tutti loro hanno, eh, hanno 16 colori e tutti eh, loro eh, sono una sola sprite ok. Eh, magari non questo esempio vorrei, vorrei vedere perché sto notando che ehm, mh, credo che no, non è uno solo sprite, credo che sono, eh, che sono tre sprite. Ehm, sì, sono tre sprite, adesso mi ricordo, perciò scusate, però sono tre sprite. Ognuno ha una velocità differente e un size, no? Da quanto è grande lo sprite è differente. Andiamo sul libro. E lo spieghiamo. Allora, in questo listato facciamo una serie di palline in movimento utilizzando i quattro sprite attached. Ok? 11 volte... 11 volte ciascuno per un totale di 4, eh, 44 palline. Ognuno degli sprite viene riutilizzato per formare uno eh, strato di stelle che eh, con la medesima velocità. Per cui ci sono quattro diverse velocità di eh, scorrimento. Um, non c'è bisogno di leggere il resto però questo è importante di, um, di leggere no di, di sapere um, allora il nostro um, sprite routine ok e qua lui um, ha usato um, quattro routine ok per muovere gli sprite ok allora abbiamo il primo set di sprite 0 e 1 ok che fanno che sono a test e hanno ehm, ehm, hanno eh, 16 colori e sono si muovono ogni eh, 8 pixel no poi ci abbiamo <coughs> poi abbiamo il secondo eh, sprite 2 e 3 che si muovono a 6 pixel, poi abbiamo il 4 e 5 che si muove a 4 pixel e il 6 e il 7 che si muovono a 7 pixel eh, è il più piccolo. Allora, io mi sono confuso questo con quello prima, quando vi ho detto che la velocità, perché mi ricordo che c'era uno che aveva eh, la, ve la velocità differente come 642, <coughs> perciò. Ci sono tre routine, ok? Per un, eh, quattro routine per ognuno dei nostri sprite. Però i routine sono una coppia dell'altro, non è che eh, sono differenti. Eh, se spiegherò questa, l'altra è la stessa. Infatti vorrei fare un po' una cosa, così eh, c'è più... è più visibile perché gli altri quattro... Sono identici, però se spiego questa e gli altri eh, non c'è bisogno di. Eh, eh, non c'è bisogno di spiegarli, no? Perciò lui non sta usando il bit 1 eh, che è nello special byte, ha preso, ha preso la via più veloce, diciamo così, ha fatto 2, 4, 6 e 8. Ok, e per fare così. Lui doveva fare, ehm, come vedete c'è un loop, ehm, vedete lui aggiunge 4 a add quick, eh, usando add quick al, al registro del, dello sprite, dove, dove c'è lo sprite, eh, l'orizzontale, ok, l'hstart, eh, così sprite 0 e sprite 1 che sono unici, sono, copia, sono una coppia. Eh, vado a questa velocità che c'è eh, 4 e, eh, li, eh, li fa ricordate che dovete aggiungere eh, a tutti e due sprite perché sono attached e la stessa eh, la, la stessa horizontal position no? uh, x assi x lo stesso valore <coughs> vedete qua che lui sta spostando questa 4 significa 8 perché ogni, ogni pixel, ogni 1 ogni head è 2 pixel qua c'è 3 perciò sono 6 qua ci sono 2 eh, qua, qua e qua eh, scusate qua ci sono 2 significa 4 qua ci sono 1 significa 2 pixel um, non c'è niente di più credo che devo spiegare no eh, la, la data del degli sprites questa è la data del test sprites perciò non è che uno sprite vedete per esempio sprite 4 eh, c'è tutta tutti questi eh, tutti questi sprite la, i primi due sono il, il nostro words di controllo come li chiama lui che infatti sono control words eh, lui, lui doveva chiamarli dall'inizio del libro control words però non li ha chiamati così però il, il numero il, il nome giusto per quel 4 byte è, è control words words di controllo in italiano perciò sprite 4 c'ha tutti questi sprite ok che stanno andando a una velocità differente lui sta aggi a a aggiung aggiungendo un numero che è 2 a, a questo byte qua sempre ok non credo che C'è di più da, da dire. Mm. Ma tutte. Le quattro coppie di. Sp sì Stavo usando tutte le, le quattro coppie di. Sp il che ci consente di avere più sprite che viaggiano sulla stessa riga e che si. Sopra, eh, perciò potete avere uno sopra l'altro, no? Eh, perché ehm, eh, perché sono sprite eh, differenti, no? non lo stesso sprite. E, e così possiamo avere anche 44 palline di 16 colori. Allora, non so se ricordate quando abbiamo discusso dual playfield ok abbiamo detto che il dual playfield eh, play eh, ci sono come due schermi separati uno sopra l'altro ok in ogni schermo potete avere eh, tre bit plane ok perciò otto colori a ciascuno ci sono 6 bit plane eh, eh, in questi sei bit plane sono divisi in, in bit plane eh, che sono eh, dispari e il bit plane che sono pari. Ok? Ci sono tre che sono dispari e tre che sono pari. Perciò, eh, bit plane 1 o bit plane 0 per dire la verità è pari, ok? Bit plane 1 è dispari, e continua cos così. Ok? E non è che cambiano il bit plane, soltanto che devi pensare a pari e dispari, ok, non i primi tre, però sono formati da il primo bit plane è formato da 0, bit plane zero, bit plane 2, ok, e bit plane 4, eh, il, il, il secondo bit plane è formato da. Bitplane 1, Bitplane 3 e Bitplane 5 ok? Ricordate che cominciamo da zero. ricordate anche che il primo colore, color 0, ok? È il colore trasparente, è il background. Se normalmente è nero, così potete eh, vedere quello che c'è sotto ok è la trasparenza però per dire la verità potete fare quel, il colore quello che volete in color zero sarà sempre il colore trasparente il color zero no perciò color zero in uh, bitplane uh, in uh, scusate non in bitplane ma in uh, playfield 1 uh, è sempre trasparente ok è la stessa cosa per eh, il, il bit plane 2. Però dipende chi è primo, perciò perché puoi cambiare quale è uno sopra l'altro, ok? Allora. Eh, qua lui sta dicendo che il massimo bitplanes che puoi avere sono 3 eh, e sono in low res ok puoi avere 3 in low res perciò 320 x per 256 puoi avere 3 bitplanes per ogni bit, bit eh, per ogni eh, bit plan, per ogni eh, playfield scusate in high res potete avere due bit planes per ogni playfield. Ok? Ricordate che il Dual Playfield: ogni playfield si chiama Playfield no? E lui ha spiegato qua. Eh, magari lui ha, lui ha cominciato da uno. Eh, vediamo: il Playfield 1 è costituito da bit plane eh, dispari. Cioè i bit plane 1, 3 e 5 e il playfield 2 play è costituito da, dai bit plane 2, eh, 4 e 6. Allora è meglio che io uso eh, lo, stesso, lo stesso termine, come lui ha fatto. Cominciamo da 1 invece da 0. Credo che il hardware manual comincia da 0, però non fa, non fa nessuna differenza. Eh. Non è necessario usando tutti i bitplanes, abbiamo 6, però non c'è bisogno di avere 6, no? Possiamo usare, non so, 3. Perciò il primo bitplane ci avrà 2 e l'altro ci avrà 1. Ok? E questa è la tabella che abbiamo qua, ok? Perciò questi sono i playfields, ok? Primo playfield e il secondo playfield qua, ok. E questo è il, il numero di, di eh, playfields che possiamo o combinazioni di playfields che possiamo avere. Ci sono sette, però, per dire la verità ci sono sei: perché 00 ovviamente non c'è niente <ride> eh, se non è niente, non c'è nessun né due playfield. Perciò non so perché lui l'ha indicata qua, Però eh, però se abbiamo uno, anche se abbiamo, se facciamo enable il nostro eh, dual playfield, però eh, se abbiamo solo un, un playfield, un, un solo bit plane allora possiamo solo avere un, un playfield, eh, l'altro non ci avrà niente. Quando ab abbiamo due, allora tutti e due, tutti e due playfield hanno un, un bit plane ok? Il primo ha bit plane 1, il secondo ha bit plane 2. Se abbiamo 3, il primo ha bit plane 1 e 3 e il secondo ha solo 2. Eh, Se abbiamo 4 bit plane, ok, ricordate che sto leggendo il numero da qua: allora il primo ha il bit plane 1, il, il bit plane 3, il secondo ha bit plane 2 e il bit plane 4. Ok? E continua così, non c'è bisogno di eh, andare. Quello che non ho detto qua è che il registro B e BPL con 0 ok è quello che controlla se eh, noi abbiamo il bit plane on. E off, ok. Se lo vogliamo, se vogliamo dual bit plane, dual playfield, allora facciamo eh, enable il nostro credo che sia bit 10 eh, del nostro registro in BPL con ehm, qua dice quale bit è lui sta dicendo allora questi questa questo abbiamo, la, la, lo sappiamo già no il bits nel BPL con 0 12 fino a 14 eh, stabiliscono quanti bit plane stiamo usando stiamo, stiamo usando ok eh, e credo che credo che no non, non ha scritto però vi dico da già da adesso che bit 10 ok del registro bpl con 0 è quello che fa eh, enable eh, bit eh, dual playfield qua lui sta ancora spiegando la teoria credo Allora, come potete vedere da questa tabella che abbiamo qua sopra, okay, che il, un playfield, il playfield 1, può sempre avere più, più bitplane del, del secondo. Okay? Perciò possiamo avere più colori in bitplane 1 che in bitplane 2. Perché se bit plane 1 ha due bitplane, come in questo esempio qua, numero 3, ok? Che abbiamo il bitplane 1 e il bit plane 3, il, il playfield 2 ha solo bitplane 2, perciò qua abbiamo quattro colori e qua abbiamo solo due colori. ok? Allora, il c'è un registro che determina se il quale bit plane è uno sopra l'altro. Ok? Normalmente, bit plane 1 è sopra quello di bit plane 2. Eh, ok? Però eh, i colori, ok? Sono quelli che eh, abbiamo nei primi 16 colori. Qua, ok? abbiamo Playfield 1, ok? Come vedete, c'è scritto qua Playfield 1, ok? E Playfield 1, se ricordate, è composto da Bitplane 1, Bitplane 2, 3 e Bitplane 5. Perciò i nostri colori, ok? vengono allora il primo è, è da questi tre bit plane ok perciò color 0 ok è sempre quello trasparente ok color 1 ok colore 1 è, è fatto da bit plane 1 bit plane 3 e bit plane 5 non come quando abbiamo lo, lo screen standard perciò Dovete tenere in testa questa cosa qua. Eh, perciò i colori da 1 fino a 7, ok? Perché questo, il primo no? color zero, possiamo mettere quale, qual, qualunque colore che vogliamo. Non lo vedrete perché è il colore è trasparente: è quello che è trasparente, sempre trasparente. Però gli altri sono combinazione di questi tre bit plane. Okay? Perciò avrete i, eh, questi colori qua da 1 fino a 7. La stessa cosa, allora qua abbiamo spiegato playfield 1. La stessa cosa è per il playfield 2. Ok? Però usiamo bitplane 2, bitplane 4, bitplane 6. Ok? E poi, bit, eh, dual play, il eh, playfield 2... Usa colori da 9 fino a 15. Come vi ho detto, il colore numero 8 è trasparente per il, il, eh, per il playfield. Perciò la combinazione dei colori, ok, cioè abbiamo 8 colori anche per il, il, il secondo playfield, sono eh, color 9, eh, colore 9, 10 fino a 15 e sono composti da questi 3 bitplane. Okay? in realtà okay, non è difficile perché quello che fai è c'hai un'immagine di tre, eh, di, di, che, che è fatto di 3 bit planes e ci sono i colori. No? Quello che fai è il primo bit plane lo metti in bit plane 2, il secondo bit plane dell'immagine lo metti in bit plane 4, il terzo bit plane che hai nell'immagine lo metti in bit plane 6. Ok? Lo fai puntare là. Perciò i colori, ok, sono sempre... non c'è nessuna difficoltà. E poi copi i colori in questi registri, basicamente. Perciò questa è la, te la teoria, ok? Ok, eh, qua lui spiega, come vi ho detto all'inizio, che bit 10, come sto indicando qua sullo schermo, è quello che fa enable il, ehm, il dual play field eh, sì o no. Ok? Possiamo anche, eh, credo che è qua, sì qua. Allora, così faccio highlight. Ok, e la leggo così. Eh, C'è un bit che determina la priorità, il bit 6 del registro BPL con 2. Questo non è BPL con 0, però 2, ok? DFF 104, ok? Che esso vale 0, il playfield 1 appare sopra play field, al playfield 2, no? Se invece è 1, il playfield 2 appare sopra all'1. Tutto qua. Perciò se volete che il, il secondo è sopra al primo, okay, Dovete fare eh, questa bit, bit 6, nel registro BPL con 2, 1. Eh, eh, niente di più. Ok? Allora, vediamo eh, 7 new, andiamo sull'amiga. Ecco, Eccoci, abbiamo eh, due eh, playfield playfield 1, lui, lui, lui li sta indicando, ok? playfield 1 e playfield 2. Se io premo, credo, il left mouse button, infatti, eh, eh, playfield 2 viene sopra playfield 1, ok? E se lo premo di nuovo, playfield 1 è sopra playfield 2, play ok? Eh, Tutto qua eh, vediamo sorgente fra un po', però eh, è tutto qua. Non c'è finché mi ricordo, non c'è nient'altro che cambia. Infatti, se continuo a, a, a premerlo, vedete che sta cambiando molto velocemente da uno all'altro. <ride> In questo momento abbiamo Playfield 2 che è sopra Playfield 1, lo premiamo di nuovo e Playfield 1 è sopra Playfield 2 lo potete vedere dal buco no dove c'è buco scritto potete vedere che eh, in questo momento playfield 1 è sopra playfield 2 se lo, eh, lo faccio vedete che il buco ok quello che aveva playfield 1 è un po' nascosto però appare il buco del playfield 2 Così potete eh, capire magari meglio quello che lui eh, ha detto. Ok. Eh, ma perché non l'ho lasciato lì? È più bello avere qualcosa, no? Nell'angolo. Passiamo sul libro. <coughs> Ok, questo è esempio di Dual Playfield. Eh, possiamo cambiare uno dall'altro, no? Ok, questo, vedete, è molto semplice quello che lui ha fatto. Questa è la nostra routine. È molto grande la nostra routine: solo una linea. Questo è l'unico comando okay, che lui ha usato per cambiare da, dal primo playfield al secondo eh, la priorità. Okay? Vedete che lui ha usato il bit change, okay, eh, istruzione del 68.000 che cambia, ricordate che fa il test e cambia il bit. Se è 1 lo mette 0, se è 0 lo mette 1. Perciò lui sta cambiando il bit 6 di BPL con 2, ok, di FF104, quando noi premiamo il mouse. Perciò è molto veloce io, se io eh, continuo a, uh, a lasciare il mio pollice sul, uh, sul mouse, no? Non, come codice non, non c'è di più. Le, quello che dovete capire è qua, ok? Questi sono il bit plane pointers ok per eh, i nostri eh, il nostro playfield 1, ok, che noi aggiungiamo con un'immagine, e poi questi sono i bit plane pointers per il secondo eh, playfield ok, che eh, così mettiamo il, la nostra immagine, e vedete che questo è bitplane bit plane 1, ok, e qua c'è bitplane bit plane 2. 2, ok? E0 E2 E4 E6, ok? E8 EA EC EE e, 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 e. e continua così, perciò uh, bit plane 1, bit plane 2, bit plane 3, bit plane 4, bit plane 5, bit plane 6. Ok? Questi sono i colori per il primo bit plane, questi sono i colori per il secondo bit plane. Ok? questi due qua e questa è l'immagine che lui ha scaricato infatti lui sta dicendo che l'immagine una va scaricata nel eh, dispari nel, nel, nel registri dispari e l'altra va scaricata nel registri pari ok tutto qua allora lui sta dicendo che è un una buona idea di settare il colore 0 anche se non potete usarlo mentre è inutile settare il colore 8 è il colore 0 perché se spegnete il bit plane ok Il colore zero fa lo sfondo, come lui, di come lui dice anche prima, ok? Eh, perciò è meglio settarlo, diciamo così, invece di lasciarlo, eh, di, non, di non settarlo. Però eh, non c'è bisogno di settare il numero 8. Per dire la verità, io lo setterei lo stesso, perché se cambi priorità ok allora eh, dual playfield 1 difende dal primo eh, allora il, il bordo dell'amiga prende dal, da, da quel colore ok eh, perciò io sono dall'opinione di non, non ti costerà niente di settare tutti i due colori e li lasciarli così però sapete che non c'è nessuna funzione almeno che tu spegni uno di loro allora la priorità dello sprite con il playfield abbiamo già visto ok come sprite priority o priorità dello sprite lo sprite 0 va sempre sopra gli altri sprite ok sprite 1 va Sempre sul sprite 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però va sempre sotto lo sprite 0. Allora, gli sprite, ok, va eh, by default, no? Per eh, come sono fatti nel, nell'amiga, ok? Sono, sono sempre sopra ogni cosa che c'è sullo schermo, ok? Però prima di tutto li puoi cambiare, ok? E, e puoi anche cambiare dove stanno nel... quando c'hai dual playfield, ok? Allora, questo... Eh, questo è controllato con eh, BPL con 0 lui credo che la no, scrive qua per gli altri colori la priorità è controllata nel reg dal registro bp con... per quello quello. Eh. allora lui ha detto come vi ho detto in un momento in eh, un momento fa inizia tutto notiamo che gli sprite appaiono sempre al di sopra delle, del colore 0 ok qua c'era una sentenza che non ho letto eh, qua stiamo parlando sempre ok di sprite con due eh, dual playfield ok eh, non stiamo parlando di sprite eh, e un solo playfield ma due perciò gli sprite sono sempre sopra all'inizio del due playfield playfield 1 e playfield 2 sono sempre sopra ok però li puoi cambiare dove sono ok questo significa che se tu hai Dual playfield no gli sprite possono avere di fronte al primo playfield possono essere um, between no? um, come si dice eh, in mezzo ai due playfield e anche possono essere dietro a in tutti a, a tutti i playfield. Ok? Ehm, perciò ci abbiamo. Ehm, abbiamo un, un modo di dire, ok? Dove gli sprite sono, però ricordate che sono sempre accoppiati gli sprite, ok? Perciò non potete fare sprite 0 e sprite 1 in una sezione differente dello schermo. La priorità però vanno sempre insieme, ok? Perciò, eh, come lui dice qua, copia. 1 sprite 0 eh, sprite 0 sprite 1 copia 2 sprite 2 3 e continua così il bit in eh, bpl con 2 okay? ok questo registro qua ci sono 3 eh, eh, bit da 0 fino a 2 che poi eh, Dire la priorità per, il, eh, per il, gli sprite eh, quando è, si parla di Playfield 1 e bit 3 fino a 5 puoi dire la priorità quando c'è Playfield eh, 2. Ok, perciò lo stesso registro si usa eh, per playfield 1 e playfield 2 in playfield 1 abbiamo il bits da 0 fino a 2 e in playfield 2 abbiamo il bits da 3 fino a 5 e poi in ogni, in ogni settore diciamo qual è dove sono gli sprite vi faccio vedere fra un momento la tabella perché c'è una tabella per questa cosa qua allora immaginate che c'è un massimo di priorità e una priorità minima ok perciò anche fra di loro gli sprite coppia 1 è il massimo è quello che è più alta e coppia 4 è quella che è più bassa si sì, qua come vi ho detto lui sta dicendo che eh, possiamo dire che eh, gli sprite possono essere sopra in mezzo o dietro il playfield e qua, credo che lui continua, e qua eh, abbiamo questa tabella qua con questi numeri che vi ho detto nei registri, ok, che dobbiamo avere, perciò per ogni playfield, ok, come gli sprite app appariranno, ok, Perciò, se è 00 allora il playfield e poi eh, il, la nostra, eh, tutti gli sprite eh, dietro. Se abbiamo coppia 1, playfield eh, se è 001 e poi tutti gli altri sprite indietro. Per dire la verità, eh, questa tabella non è corretta al 100%. Infatti io ho fatto una nota e devo, eh, devo vedere il hardware manual. Eh, aspetta, c'è una nota per la pagina eh, 210, 210 del hardware manual. ecco, questa tabella è più uh, è, è più uh, accurate, no? è più, più corretta allora playfield 1 e poi tutti il bit, il, va il valore se è 00 allora playfield 1 è tutti gli sprite dietro, ok? Uh, playfield uh, 001 Sprite 1 sopra, ok, playfield 1, ok, e poi tutti i sprite sotto playfield 1 e continua così. Vedete che la tabella playfield 1 va così, ok. Perciò arriverete quando avete tutti gli sprite sopra e il playfield è sotto. È la stessa cosa per eh, Playfield 2. Non è, non è... questa tabella può essere anche ehm, PF2, ok? Invece di PF1. Non c'è nessuna differenza. Perciò è la stessa tabella, però lui ha fatto... Allora, ti, vi dico, lui, qua ci sono Playfield 1 e poi Sprite Couple 1, Sprite Couple 2, Sprite Couple 3, Sprite Couple 4. Ok? E qua ci sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma vedrete qua come la scritta? Sempre coppia 1, coppia 1, coppia 1, coppia 1, che non è corretto eh, a dire così. Doveva essere coppia 1, 2, 3, 4. Ok, come lui li ha spiegati qua. Perciò credo che quello, questo è un eh, copy and paste nuovo. Eh, ehm, perciò ho dog eh, nota per il libro. non è sbagliato perché lui infa infatti ha fatto tutti gli altri ehm, ha fatto uno sbaglio qua infatti eh, però perché qua c'è uno poi c'ha due e continua con due eh, perciò eh, potete immaginare lo, lo sbaglio che lui ha fatto eh, è ovvio che c'è un, 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 uno sbaglio sul nella tabella allora lui sta dicendo un esempio qua se vogliamo sprites 0, 1, 2 e 3 eh, di essere di fronte al, al playfield e tutto il resto dopo ok perciò 4, 5, 6, 7 allora dobbiamo usare la combinazione 0, 1, 0 010 è qua stiamo usando questa qua questa linea qua come vedete qua i primi 4 sono sopra al playfield il secondo 4 o invece di dire 4 diciamo eh, i primi due, due coppie ok sono di fronte al playfield eh, il secondo due coppie che rimangono sono Dietro al playfield, e siamo arrivati alla lezione. Al, alle due lezioni che ci sono sul playfield 7v1 e 7v2 andiamo sull'amiga. Allora, vedrete gli sprite che vanno sopra, cominciano sotto, poi ogni coppia va sopra il playfield. Lo sto lasciando così per un, un po' così. Capite meglio eh, perché, in un certo modo, è, è importante. Eh, L'ultima fascia, come vedete, gli sprite sono di fronte e tutto è sotto. Questo apparirà sotto tutti gli sprite, ovviamente. ok eh, oh no perché lo lascio lì e andiamo sul libro priorità sprite e playfield ok perciò abbiamo solo un playfield qua Allora, questa è la routine di muovere gli sprite. Eh, questa routine è la routine che abbiamo già visto molte volte. Non è che... infatti l'ho fatta in, in, in giallo perché l'abbiamo già spiegata soltanto che... che ehm, l'abbiamo già spiegata molte volte, però... Ehm, lo, la spiegherò in un certo modo eh, lo stesso. Ok? Eh, quello che lui sta facendo ok eh, qua che okay, prima di tutto abbiamo un flag ok quando questa è il flag comincia dove è il flag il flag comincia di essere 0, ok con 0. quando fa questa istruzione not diventa ff ok perciò quando il nostro, questa routine è eseguita ogni due frames invece di ogni, ogni ogni frame, perciò 25 frames per second è eseguita in questo modo così, ok? Questa è la prima cosa, poi eh, qua aggiungiamo uno però se siamo arrivati allo, al fondo allo sfondo dello schermo. Eh, siamo arrivati a 300. Basicamente ehm, ricominciamo da capo, da sopra, no? Allora, questa routine l'abbiamo vista. Questa è la parte che noi l'abbiamo visto molte volte. Questa è la routine che muove tutti gli sprite eh, un pixel down, ok? Eh, fa aggiungere uno a ogni ogni eh, sprite ok perciò eh, come vedete c'è il bit test eh, scusate dove led ecco aggiungi 8 eh, dove stiamo aggiungendo uno Per dire la verità non è importante, volevo soltanto... Ehm... Ah, questa è la routine, ok, la routine sta anche pensando quando raggiungiamo 256 e 55, perciò quando raggiungiamo 255 fa anche testare il bit 9 del vertical, no? Del y-axis perciò c'è questo questa questa è la routine che abbiamo fatto due settimane fa credo allora eh, capito se sì, ehm, quando aggiungo aggiunto il bordo sotto ehm, perciò ci sono 300 ehm, 300 qua lui fa risettare ricomincia di, nu di nuovo però questa routine l'abbiamo fatta eh, credo due settimane fa ok l'unica differenza è che era per un solo sprite che sta andando giù e qua ci sono tutti gli otto In infatti lui sta calcolando per uno uno sprite però poi fa il v stop il v, il v start il v stop per tutti gli sprite ok Mette, come vedete qua ci sono 1 2 3 4 5 6 7 perché il primo è già, è già fatto ok perciò tutti eh, le, gli sprite sono eh, sono come dire updated no fanno hanno, hanno avuto, tranne questa routine non so se c'ho altre no prima di andare vorrei vedere se io ho scritto delle note su questa routine magari Ok, non, non no, eh, credevo che sì, no, non, non c'è niente da dire, l'abbiamo già eh, menzionata troppe volte prima. Allora, qua nel registro eh, 104 BPL con 2 all'inizio tutti gli sprite sono sotto. Ok, abbiamo fatto, ok, perciò sono tutti 0. Abbiamo okay. fatto che tutti gli sprite sono sotto il bit plane 00 eh, eh, la tabella. Scusate, scusate, scusate. Eh, devo andare sulla tabella 00. Vedete, tutti gli sprite sono sotto il playfield, ok. E ricordate che ci sono per il pari e per il dispari, però bit 0 fino a bit 2, bit 3 fino, eh, fino a bit 5, eh, no? Eh, sono tutti eh, azzerati. Poi abbiamo fatto abbiamo fatto iniziare ok eh, gli sprite quando arriviamo ok perciò il questo programma ok non è questa routine che è importante questa, questa muove soltanto lo sprite sotto però quello che abbiamo scritto nel copper, ok quello che abbiamo qua questo è il codice veramente non, non questo qua questa è la, solo una routine che muove lo sprite sotto e non importa qual è il, se siamo dietro al bit plane o no, al, al, al playfield o no, non importa. Eh, è sempre, è sempre, eh, lo spray deve andare giù, no? Perciò è qua. Quando arriviamo alla linea 7.0, ok? Perché questo è un weight, allora cambiamo e abbiamo spray 0 sopra. E, e tutti gli sprite sotto eh, quando iniziamo, tutti gli sprite sono eh, sotto. ok? Vedete che abbiamo cambiato il valore qua. Quando arriviamo alla linea a 0, ok, qua allora cambiamo, ok, e settiamo i primi due coppie sopra e tutti i due sotto. Continuiamo così. Ok, quando arriviamo alla linea 0. Eh, di 0 allora facciamo i tre sprite quello sotto e continuiamo così uno dopo l'altro ok vedete il bit allora 9 ok ci abbiamo 1 e 1 12 ci abbiamo 0 1 ok 0 1 0 b è 1 1 0 1 1 0 perciò ricordate perché questi sono i bit che abbiamo che dobbiamo settare nei primi 6 bit e continua così questi sono le definizioni degli sprite no e non c'è niente da e lui ha detto quello che ho detto io gli sprite sono sempre sopra e non cambia niente, stanno sempre andando giù e quello che cambiamo è con il weight del copper che cambiamo il valore di, del dff 104 bpl con 0. È tutto qua. Facciamo l'ultimo esempio prima di ehm, così finiamo questa eh, parte del libro. Allora, questo, questo lo devo lasciare un po'. Eh, vedrete che gli sprite da sotto, tutti i bit plane cominciano a essere di mezzo al bit plane e poi vanno sopra al, al, al playfield 1. Okay? Allora, in questo momento sono sempre sopra playfield 2. Adesso sono sopra playfield 1 e un po' su playfield 2 ok eh, poi sono tutti sopra tutti il playfield eh, poi eh, magari non avete lo lascio girare un'altra volta sono tutti sotto al dual playfield ok adesso eh, la, la prima coppia era sopra il, il, il playfield 2 abbiamo due abbiamo tre coppie sopra il playfield 2 eh, poi tutti e quattro sono sopra il playfield Due. Adesso ci avremo su playfield 1 e tutto il resto è su playfield 2 e continua così. Ok, questo esempio non fa loop, perciò eh, quando sono tutti sopra eh, lui finisce. Perciò andiamo sul libro. fino a qua non c'erano cose che erano difficili per dire la verità allora abbiamo sprite che vanno su sopra o oh, in between no dual playfield no? in mezzo a dual playfield o sopra ognuno eh, un, un un del playfield eh questa abbiamo una lista di valori ok e la mettiamo ogni volta leggiamo uno e la mettiamo in dff104 ok la lista dei valori è... ecco qua ci abbiamo la lista a lui sta spiegando ogni valore basicamente ok eh, perché li converte in binario ok eh, e gli spiega quello che è, che è perciò abbiamo 00 e poi 010 significa che playfield eh, 1 eh, è sopra tutto ok e sprite 1 0 2 2 e 3 sono eh, sopra Playfield 2 e sprite eh, 4, 5, 6 e 7 sono sotto eh, Playfield 2. Perciò questi, questi, questi qua sono a mezzo e sopra Playfield 1 non ci abbiamo niente. Eh, L'ultimo dovrà essere quando tutti gli sprite sono sopra. Ok qua e gli altri non sono. Perciò questo valore che leggiamo ok. Lui lo fa qua ok lui legge questo colore eh, questo valore e poi aspetta per il mouse se no eh, lo fa di nuovo eh, qua ok se abbiamo eh, finito la lista usciamo però se no aggiungiamo un altro valore vedete che lui sta muovendo il valore è quello che ha letto nel dff 100 e poi fa aspetta 1 perciò abbiamo questa loop qua che legge il valore della tabella e lo mette in dff 104 lo sprite muovi sprite lo vedrete è la stessa routine che avevamo prima non è cambiata per niente nuove tutti i sprite da sopra lo schermo sopra il bordo quello alto più alto fino a quello più in fondo e non cambia niente perciò non c'è niente da spiegare qua come l'esempio prima ho spiegato i valori l'importante è che capite i valori ok? i valori che cambiano e che ogni valore che cosa significa quello è l'importante perché sono i primi 6 bit ok? i primi 6 bit che indicano i primi 3 bit sono per il, il primo playfield Uh, il secondo 3 -bit, 3 bit sono per il, il secondo playfield. Ok, uh, questi che indicano gli sprites dove sono. Ok. Sì, non c'è non credo che ciò no eh, sto vedendo le mie note ok eh, perciò datemi un secondo basicamente siamo finiti siamo arrivati all'ultimo questo era l'ultimo esempio perciò non eh, con non facciamo il, il non facciamo adesso come vedete qua sotto già abbiamo collisioni eh, collisioni è lungo per dire la verità eh, spero che lo, lo finirò la prossima settimana perché è veramente lungo collisions eh, dovete dovete avere pazienza quando sto facendo collisions perché non è eh, come dire non è facile ascoltare me perché c'è tanto da ascoltare ok eh, poi eh, fate, eh, eh, avrete gli esempi dove eh, vi faccio vedere tutti gli esempi che eh, lui ha però all'inizio c'è tanta teoria da da capire perciò ragazzi eh, grazie di tutto ci vediamo la prossima settimana ok ciao ragazzi ciao